The Ezel 52 is a beauty. She's poetry in motion. L'imbarcazione 52 nasce da dei concetti propri del DNA del cantiere. Innovazione, lifestyle e estetica. The concept of the yacht was really unique. I've never seen that. Decisamente una barca distintiva, una barca elegante, slanciata, seppur sportiva, sofisticata. I've always been interested at the life connected with the sea. So the Ezel 52 attracted my attention. Più si sale di dimensioni con le imbarcazioni e più ci si allontana dal mare. Perciò abbiamo ricreato un contatto diretto tra la vita di bordo e il mare che la circonda. You cannot think how much living space outside this boat is giving. It's really extraordinary. Quali sono i feature principali del 52 su cui abbiamo lavorato? Uno sicuramente è il floating garage, dove c'è la possibilità di avere un tender di dimensioni notevoli senza problematiche più di peso, perché entra galleggiando all'interno di un garage. Questo spazio che era occupato dal tender diventa invece uno spazio godibile ed è la famosa beach club. Creare un ambiente, un arredamento, una zona di relax in questo spazio è decisamente affascinante, con una connessione con la natura che è speciale. Life in the beach club would be exceptional. The sun is filtering through the water of the swimming pool and the color you can't describe is light blue. It's like you arrive in heaven. Queste ombre continue, queste luci, rende secondo me magico l'ambiente. When you see it from your tender approaching the boat, all my friends making photos, not one photo, but 100 photos. That's really a unique feeling. Le idee nascono dall'esperienza, sia diretta di navigazione sulle barche, ma anche di colloqui con gli armatori o possibili armatori. È nata di lì l'idea di creare una zona di poppa invece sull'acqua. Building a boat in Italy is very special. People are different, atmosphere is different, but also building a boat is different. And I enjoyed a lot working with project manager, engineering department and with Massimo. Grazie alla capacità degli architetti di San Lorenzo sono stati creati ambienti che hanno stupito per ampiezza e funzionalità. Sempre per dare l'idea di essere sul mare sono le ampie vetrate all'interno. E questa percezione dell'interno e dell'esterno senza barriere, veramente unico e speciale. 7 Sins is an ocean-going vessel. You have enormous possibilities. So many fantastic sceneries and emotions, and that's always a new world. You cannot compare any vacation or any hotel with life on a boat. Il bello di questo tipo di imbarcazione è offrire anche una navigazione estremamente confortevole. Molta cura è dedicata al silenzio di bordo, a che non ci siano vibrazioni, dove la notte viene usato per trasferirsi e raggiungere località diverse. Gli interni della 52 Steel sono sempre eleganti, come in tutte le barche San Lorenzo. Io come architetto raccolgo i pensieri dell'armatore, i desideri, per convogliarli in un progetto che possa sia soddisfare le esigenze e le richieste, ma anche stupire e creare qualche cosa di sempre unico. For me, the architect created a unique concept, the beauty. What you see is exceptional, very nice. The launching, I remember, was the 26th of January. But unbelievable was a brilliant day, a wonderful day, and a lot of enthusiasm.
Quando si vede poi la barca in acqua, si abbandona immediatamente l'idea di quello che si è creato per capire cosa si può fare di più e cosa si può fare meglio. At that time, the 52 was the flagship of San Lorenzo, and times goes fast, and San Lorenzo goes faster than fast. Living on such a boat with family, friends, or even business relations changes people. Influence your state of mind and the state of your heart. Some people were crying from emotion. It's very, very difficult to explain. I should call it San Lorenzo experience.